bene, andiamo nel Salento adesso dal nostro Luigione, la zebra parlante. Sì, grande Luigi. Luigione seduto in poltrona che ci dice come ha visto lui lì a Taranto. La partita penso che sarà soddisfatto, però lui ogni tanto qualche critica la fa. Sì. Sentiamo la zebra parlante, Luigione. Da Taranto, Luigi Abate, la zebra parlante, Juventus Club Lizzano Bianconera. Beh, facciamo un bilancio di questa partita. Chievo-Juventus, tutto è bene quel che finisce bene, ma tante zone d'ombra e tanti nei rimangono e permangono. Ma poi non venitemi a dire, nessuno mi venga a dire, ci venga a dire che le squadre italiane si scansano, tra virgolette, con la Juventus. Abbiamo visto un Chievo particolarmente agguerrito e strenuo, quindi queste sono favole e leggende metropolitane di più di qualcuno in malafede. Ma il gioco della Juventus, devo dire, ha lasciato un po' a desiderare, molto a desiderare, e la vera lacuna, torno a ripeterlo, è a centrocampo. Una prova di Hernanes sufficiente, senza infamia e senza lode, uno Sturaro che ci mette tanta grinta, ma poi si è mangiato anche un gol che forse anche io sarei stato in grado di fare. Pjanic che è cresciuto un po' alla distanza, tanto di merito per il gol decisivo su punizione, ma non è certo il Pjanic in cui la Juve confidava, e quel Pjanic per la quale la Juve comunque ha speso oltre 30 milioni. In compenso abbiamo una difesa che regge, un Benatia che regge. Da ammirare la forza di Bonucci, che nonostante qualche malanno muscolare ce l'ha fatta a giocare. Speriamo bene per Barzagli, non ci voleva proprio. Barzaglione è il nostro punto di riferimento in difesa e non solo. Una squadra, la Juve, che sbaglia troppi gol e che molte volte, no, come in questo caso, non riesce, poi alla fine è andata bene, a chiudere le partite. Quindi Allegri avrà anche le sue responsabilità circa il gioco, però quando poi i giocatori si mangiano gol fatti c'è poco da dire. Higuain non è il campione che è costato 90 milioni, sembra l'ombra di se stesso, non lo so, sembra stanco, sembra appesantito. Certo è che, ripeto, per quella cifra noi avremmo voluto un altro Higuain completamente diverso, l'Higuain di Napoli. Un ottimo Quadrado, non è una novità, nelle ultime partite, da quando è ritornato alla Juve, è il migliore, è ritornato dopo la piccola pausa estiva di un mese, è ritornato fondamentale. Ottimo Mario Mandzukic. E poi Buffon è una sicurezza. Buffon, quando viene chiamato, il capitano risponde. Beh, una Juve che, nonostante tutto, ripeto, come gioco mi lascia a desiderare. Ho molti dubbi sul proseguio del cammino in Europa, non nel primo turno perché lo supereremo, ma da gennaio, da febbraio, dagli ottavi in poi, la squadra dovrà ricevere qualche innesto perché in Europa così non può andare. La sosta non potrà che farci bene, riusciremo, penso, a recuperare Dybala, riusciremo a recuperare Bonucci. Su Piazza c'è un punto interrogativo, non si sa bene cosa ci sia, e speriamo bene, non so al momento in cui sto registrando, non so qual è la situazione di Barzagli, ma speriamo bene, ripeto, di Barzagli non possiamo fare a meno. Da Taranto, Luigi Abate, la zebra parlante. Alla prossima. Ciao Luigione. Ciao Luigi. Troppo critico per me. Lui commentava, dai. Luigi, tutto quello che ascoltava. Mi diceva Franco, troppo critico su Higuain. Su Higuain, insomma, anche ricordiamo. Higuain non è piaciuto nemmeno a me. A me non è piaciuto. Nelle pagelle ho dato 5. Anche io. Io gli darei un 5 e mezzo, un 5. Però Luigi, allora, contro il Napoli segna. Nella partita precedente segna. Insomma, contro il Lione segna rigore, ha avuto una grande occasione. Ieri non bene, insufficiente, ma tutti i giocatori, compreso Higuain, non possono essere dei robot, no? Non possono essere macchine e fare sempre delle grandi prestazioni. In più mettiamoci quello che dicevamo prima, ovvero doppio centravanti sicuramente un pochino penalizza Higuain, ci sarà tutto il modo e il tempo per fare delle prestazioni migliori. E ricordiamo, come dicevamo a inizio puntata, che Higuain fino adesso i suoi gol li ha fatti.
e assolutamente in media. Io insomma ci andrei cauto e tranquillo. Higuain farà grandi cose quando la squadra magari girerà anche un briciolo di più a livello di brillantezza.